Mi colpiva cantando il canto Ale Cream, domenica scorsa lo cantavamo con le suorine a Milano e dicono che piace tantissimo ai musulmani questo canto, perché lo possono cantare anche loro senza aver problemi con gli altri musulmani. Ed è bellissimo questo canto perché dice della gratuità, come un fiore di campo, ognuno di noi è qui stasera, non penso che nessuno lo abbia obbligato a venire qui. Alla fine di una settimana, quando si è stanchi, si starebbe comodamente con le gambe sul divano, eppure c'è qualcosa che ci unisce, e quello che ci unisce, quello che ci porta qui stasera, è totalmente gratuito. Non lo dobbiamo all'azione strategica di nessuno. E quindi poter uscire stasera da questa serata più coscienti della gratuità che ci ha spinto a venire qui è un regalo che chiediamo ci possa essere fatto, no? La fede è qualcosa che rende la vita così lieta di esserci, sorpresa per il fatto che qualcuno ti sta volendo bene adesso, ti sta facendo adesso, mentre solitamente viviamo calcolando tutto e nella scontatezza delle cose più grandi che ci passano sotto gli occhi. Ma vorrei dire che io venivo da una famiglia di fede, la nonna di cui parla la citazione che Don Beppe ha messo nella locandina, io l'ho avuta, una donna, mia nonna, che aveva la seconda elementare, ma una fede gigante. Considerate che quando è morta abbiamo trovato donazioni per tutti, e lei non aveva soldi, cioè, però era messo da parte come una formichina, un regalo per ciascuno, per Radio Maria che l'accompagnava, per i cristiani perseguitati, per ogni suo nipote. E abbiamo trovato questa sua preghiera in cui lei la sera pregava per la nostra famiglia, poi per le famiglie di tutto il mondo, per le famiglie divise, per la nostra città, per la Russia, per la Polonia, per gli stati divisi. C'è una donna che non aveva la seconda elementare, ma aveva un cuore grande quanto il mondo. A me ha impressionato sempre la fede di questa donna che mi ha insegnato le preghiere, ma e anche spesso mi faceva vedere i vestiti di mio zio da prete, quindi in qualche modo forse si aspettava che io diventassi prete, ma non mi ha mai visto prete. Ma la fede gigante di questa mia nonna, bella, mi sembrava irraggiungibile. Tanto che quando lei è morta, io ho vissuto, avevo 12 anni, avevo una grande delusione nel cuore, perché la prima esperienza che ho fatto di una persona che se ne va, c'è fino all'istante prima, anche malata, e poi non c'è. E non sapevo come vivere questo momento. Quella fede che lei mi ha testimoniato mi faceva solo sperare in una cosa che non vedevo, di rivederla viva, ma mi sembrava assurdo. Allora, proprio quella sera, mi ricordo che ho dovuto commentare una poesia per il giorno dopo di scuola di Pablo Neruda, in cui lui diceva: sono felice, ma non so perché sono felice. Semplicemente sono felice. E io dicevo, bene, io sono triste, lo so perché sono triste, ma non riesco a essere felice in questo momento. Quindi mi sembrava tutto ingiusto, anche per come lo posso dire adesso, ma nulla capace di smuovermi davanti a quella ferita, davanti a quel dolore, e quella fede lontana. In più, il giorno dopo, quegli episodi che ti si stampano nella testa, il giorno dopo sono voluto andare a scuola lo stesso, prima ancora di vedere mia nonna, e anche per non essere d'impiccio in casa con tutte le cose, e vedo le mie compagne di classe prima di entrare, tra cui c'era quella che più mi anche interessava, quella che sempre dice: tu sei per me il mio migliore amico, no? E quindi delude tutte le tue aspettative. E vengono lì un po' timidine, come riescono a fare, dire: abbiamo saputo che è morta tua nonna, ci dispiace. E io ho detto: no, ma va bene, non vi preoccupate, no? Ma invece non andava bene, ma a loro non avrei mai mostrato questa tristezza, che mi sembrava una debolezza.
Dico questo piccolo quadro perché mi sembra la condizione non di un ragazzino di 12 anni in evoluzione psicologica, ma è la condizione, guardate, di ciascuno di noi, da cui dobbiamo ripassare ogni mattina. Non è che non abbiamo avuto davanti a noi testimonianze di fede incredibili. Tutti sappiamo che grandezza è stata Madre Teresa di Calcutta, Giovanni Paolo II, Don Giussani, caspita, dei santi. Eppure sembrano lontani da quel quotidiano che ci taglia le gambe. Si chiami lutto, si chiami dolore, si chiami fastidio, si chiami malattia. La fede bellissima ma lontana. Avremo un link, quella tristezza, quel dolore, quel disagio, ma ce lo teniamo per noi. Così fa un bambino di 12 anni, ma così faccio io anche ogni mattina. Cioè, fino a lunedì scorso sono arrivato arrabbiato dalla domenica, mi sono alzato con questa rabbia addosso, ho detto, bene, cosa facciamo? Partiamo da questa rabbia. Perché la prima cosa che noi stentiamo a fare è assecondare questo umano. Dire, bene, questa umanità mi è data, cosa vorrà dire? Guardare, osservarlo, dargli spazio per capire dove porta, non per guardarsi sul proprio ombelico. E da soli non siamo capaci, ma possiamo intercettare chi ci permette di guardare fino in fondo queste ferite. Quelle compagne non erano in grado, poverette, perché le avrei appesantite o avrei sentito il loro giudizio. Così quante volte noi diciamo, ma chi parlo di questo disagio? Ai più piccoli di me li scandalizzo, ai più grandi di me li deludo, ai miei compagni mi ricattano. Allora con chi ne parli? Ecco, il cristianesimo, la testimonianza di fede, per me accade come uno che guarda con simpatia quel disagio lì, che dice, fammi vedere lì che cos'è che c'hai. No, niente, fammi vedere, mi interessa quella tua ferita, mi interessa quel tuo disagio. E così è accaduto per me un anno e mezzo dopo, non è stato immediato, trovare un insegnante di religione che ha passato un'intera serata insieme ad altri su una battuta che avevo dato detto così per caso. Avevo detto, secondo me, amici non ce n'è. Di fatto nella vita siamo soli. E dobbiamo farci una ragione, a 13 anni, quasi 14. E lei è stata tutta la serata, anziché condannarmi o farsi una risata, come di solito dicevo questa cosa per farsi una risata, sai un segreto, dilla all'amico, lo saprà un altro amico, no? Era questa la mia battuta un po' cinica. Lei invece ha colto lì qualcosa e ci ha perso tutta la serata. Dire, ma com'è che puoi dire che non hai amici? Com'è che a 12 anni puoi dire che non ti fidi di nessuno? Era appassionata più di me a quella questione aperta, a quella ferita. E ancora oggi io posso dire, posso prendere sul serio la rabbia del lunedì piuttosto che il dispiacere perché un amico non ti capisce, se trovi qualcuno che guarda quell'umanità come una risorsa. In fondo il cristianesimo come è cominciato? Con un uomo che ha chiesto ad altri due che lo seguivano, ma che cosa cercate? Così, uno appassionato alla tua domanda, al tuo umano che metteresti sempre da parte. Allora la fede incomincia a diventare qualcosa di interessante. Quella fede bellissima, della nonna, dei santi, o che relegata a certi momenti, no? Certe vacanze, la magia di certi gesti insieme, incomincia a diventare interessante per il quotidiano, perché lì nella concretezza trovi uno che si appassiona a te. E qual è la caratteristica, no? Per dire in una parola, cosa colpisce di queste persone? Ieri sera lo rivedevamo ancora con Andrea Tornielli, che ha scritto questo libro bellissimo, Vita di Gesù. Cosa colpiva di Gesù? Ma cosa ancora oggi può colpire del cristianesimo? Non è solo uno che ti lecca le ferite, dice poveretto, ti dà delle carezze, no? Come la mamma, e dire, mio papà mi faceva sempre questa battuta,
Non sei quadrato, figlio mio, non sei quadrato, non ti preoccupare, non sei quadrato. Cioè, uno che nega l'evidenza. Ma è uno che invece desta in te un'attrattiva. Cosa vuol dire desta in te un'attrattiva? Per non lasciarlo a un livello sentimentale. Vuol dire che ti accende il desiderio di capire lui che cosa ci vede in te, perché lui ci sta vedendo in te qualcosa di più di quello che sei tu. Ma mi faccio capire, perché questa cosa non sembra teorica. Dopo questo insegnante di religione ho incontrato mio zio, che già conoscevo, era lì, era uno degli esempi di fede, perché era un prete che in famiglia era una auctoritas, no? L'ha detto lo zio, vuol dire che si deve fare così. Però ho incontrato mio zio perché un giorno mio zio mi ha difeso davanti a mia mamma e mi ha detto: vieni a pranzo a casa mia. E da quel momento ogni giovedì sera a Catania mi invitava a pranzo a casa sua, io vivevo a Catania. E questo mi impressionava, che preparava o faceva preparare cose buonissime come fa il Don Beppe, e si metteva lì e dico: adesso mi dirà che deve farmi prete, no? E non lo faceva, bravo, così si ottengono i risultati, mai esplicitare lo scopo. No, ma continuamente mi metteva lì e mi diceva: bene, cosa hai studiato? Quali sono le tue passioni? Chi sono i tuoi amici? Cosa pensi della politica? E a volte dicevo: non lo so, non so niente. Ma soltanto il fatto che lui mi reputasse degno di interesse mi faceva sorgere una curiosità: ma lui cosa ci vede in me? A un certo punto ha incominciato a darmi dei libri e dirmi: ah, ho letto questo libro, interessante, leggilo anche tu e poi mi dici cosa ci trovi. Io ho letto quel libro, ho detto, mi sono angosciato, ho detto: adesso cosa devo dire di questo libro qua? Ho sottolineato due cose che mi erano piaciute, lui apre: ah, hai sottolineato questo, io non lo avevo sottolineato, fammi capire. Cioè, mi ha impressionato questo atteggiamento, era sincera l'attenzione, non era, come dire, a volte i preti fanno così, no, ti do la caramella per poi farti venire in chiesa. No, no, era un'attenzione gratuita, sincera. E la cosa, l'episodio culmine di questa attenzione che ti lascia addosso, come devo descrivere, l'attrattiva di Dio, è così. E una volta, in questa confidenza progressiva che si era instaurata, io gli ho detto: guarda zio, io ho dei problemi con papà e mamma, come tutti gli adolescenti, perché loro sbagliano, sono superficiali, ipocriti, tutto quello che si può dire ai propri genitori. E lui mi dice, anche lì: potresti avere ragione, ma dovrai essere sempre grato ai tuoi genitori del fatto che ti hanno permesso di esserci. Perché tu sai che potevi non esserci. No, più o meno, lo so. Mi ha raccontato che mia mamma mi aveva avuto dopo una gravidanza andata male, al sesto mese, e mi ha atteso per 6 mesi immobile a letto, perché si aveva il rischio di un'altra perdita, no? E la casa si era fermata per avermi. Mia mamma non me l'aveva mai detto. Dice: quindi tu sei proprio voluto. E devi dare, e devi ringraziare questo tuo fratello perché ti ha permesso di esserci. E quindi la tua vita sarà grande. Ecco, io sono tornato a casa dopo questo dialogo con mio zio, me lo ricordo, come stupito nel dire: ma che cosa sarà la mia vita? Perché c'era uno che la guardava già come qualcosa di grande. E il problema era capire questa promessa di grandezza come si sarebbe esplicitata. Questa è l'attrattiva di Dio. L'attrattiva non è qualcosa che ti fa sentire comodo, ti fa sentire bene. È qualcosa che ti porta a un altro livello d'essere. Come dire: ma io non pensavo di essere capace di queste cose, ma allora cosa sarà? Ecco, questo che Giussani chiama in vari modi attrattiva, preferenza, stupore, è l'arte di Dio, diceva Carroni in una recente intervista. E auguro a tutti voi di fare questa esperienza, se non l'avete fatta, e se l'avete fatta di non dimenticarvela mai più.
perché senti che la tua vita è, percepisci che la tua vita è portata a un livello superiore. E questa cosa purtroppo non si è fermata, anzi per fortuna, non si è fermata a quel pranzo lì in cui si è parlato della mia nascita, ma si è ripetuto varie volte. Se io devo pensare al momento della vocazione, quando un altro prete, Don Giorgio, di fronte a tutte le mie domande, le mie ferite, le mie incomprensioni con una ragazza, e dicevo sì, poi c'è questa cosa che ogni tanto mi torna in mente, secondo me è un problema, che viene in mente l'idea di non sposarsi, ma evidentemente una malattia, cioè, perché se io sono innamorato di una ragazza e lei è innamorata di me, a me piacciono le ragazze, perché adesso mi viene questa idea, no? E lui mi ha detto, ma guarda che Dio può chiamare così. Ecco, quello è un altro momento in cui la tua vita dici, oh, ma cosa sta succedendo? Come se vieni travolto da un forte impeto di vento e vieni portato dove non volevi tu. Dici, ma che cos'è sta cosa? Ma è troppo bella, ma non me la sarei mai aspettata una cosa del genere. E così in altri momenti della vita che poi vi dirò più avanti. Comunque, questo per dire che il metodo con cui Dio ti si fa incontro, con cui quella fede diventa concreto, è prendere sul serio la tua umanità e portarti a un livello che non ti saresti mai immaginato. Ma insomma, chi gliel'avrebbe mai detto a quel cieco che aveva fatto di quella cecità la sua rovina, la sua disgrazia, quello per cui tutti gli dicevano, beh, se sei cieco qualcosa te la sei meritata, dai. Se non tu, almeno i tuoi genitori. Pensate che come gli ha detto Gesù, quegli occhi gli ricordavano per sempre la gloria di Dio. Quegli occhi che prima erano stati la sua disgrazia, chi gliel'avrebbe mai detto che sarebbero stato l'occasione di memoria perenne della gloria di Dio? E pensate quante cose che noi reputiamo una disgrazia possono essere guardate come il punto di attrattiva di Dio. Ma tutto questo, vorrei dire, passa attraverso la libertà. Dio non ti trascina col vento della sua attrattiva, ma aspetta, dopo averti fatto sperimentare questo grande colpo, il tuo sì, sempre. L'ha fatto con la Madonna, lo fa con ciascuno di noi. E il tuo sì, come diceva adesso Don Beppe, non è automatico. E ogni mattina è da ridire, lo sappiamo bene, non è automatico. E questa cosa è anche fino a stamattina, ogni mattina, è da rinnovare. E molto spesso ci sono delle resistenze, perché noi pensiamo che, insomma, bene, grande questa vita, Signore, ma non così grande. Invece il Signore, come a Isaia, ti dice, è troppo poco quello che hai immaginato per te. Ti farò profeta non di Israele, ma di tutte le nazioni. Isaia dice, no, aspetta, calma. E la resistenza, attenzione, non è al sacrificio. La resistenza è alla bellezza. La nostra resistenza è perché Dio vuole qualcosa di più grande di quello che ci eravamo immaginati. E quella frase di stupenda che è citata recentemente nella scuola di comunità. La resistenza non è alla realtà, ma è a quel pensiero che noi avevamo della realtà. Perché Dio vuole qualcosa per noi più bello, più grande di quello che ci immaginavamo. E di resistenze ce ne sono state tante nella vita. Vi ho accennato a questo aspetto della vocazione perché io volevo bene a questa ragazza, lei voleva bene a me, ma lei diceva guarda che c'è qualcosa che non sta più andando bene tra di noi ed evidentemente è qualcosa di più grande di quello che ci immaginavamo e uno resiste, ma devo dire che la resistenza più grossa nella mia vita l'ho sempre avuta alla forma della mia vocazione. Questa cosa l'ho un po' focalizzata in quest'ultimo anno. Cioè ci sono dei passi attraverso cui la tua vocazione passa, dei passaggi che tu non ti saresti mai aspettato. Un po' quello che per i mariti qui presenti, poi vedo qua dei ragazzi giovani, poi
delle persone che sono un po' più age, diciamo, e poi quelli che hanno le mogli fresche. Un po' quello che accade con la moglie, penso, e col marito, quando capisci che sarà sempre lui. Cioè, questa è la forma della mia vocazione, ho capito. Ma non l'avevo capito così, no? Cioè, quando passi al primo mese di seminario e dici sempre qui dentro per altri 5 mesi, per altri 6 anni, no, non posso vivere facendo il conto alla rovescia. Eppure ti sembra che muoia tutto passando attraverso quella strettoia, perché quel seminario, ognuno ci metta la forma sua, quella moglie, quel figlio, non l'avresti mai voluto così, mai voluto così. E poi quando mi hanno mandato 2 anni fa in 2 parrocchie dove era oggettivo che non ci avrei mai fatta come tempo, quindi il vescovo subito mi ha detto sì, vabbè, lascia delle cose del movimento, però dedicati a queste parrocchie, mentre non ce la faccio neanche come studio, eppure tu stai lì e non capisci. Ti sembra tutto contro e la più grande tentazione è dire, Signore, secondo me qua te non ci hai visto, perché la bellezza, un po' te lo spiego io che cos'è la bellezza per la mia vita, cioè io, secondo me, per me sarebbe, cioè, va bene questa moglie, però un po', no, beh, io penso di capirne qualcosa di quello che piace a me, no? Ti verrebbe da dire, perché proprio questi dolori, queste fatiche, perché queste incomprensioni, questi limiti? Il Signore non ci risparmia mai la libertà, non ci obbliga ad aderire a una situazione o meno e ci lascia tutto il tempo di accettare o non rifiutare, di accettare o rifiutare il dono che ci fa. E vabbè, dai, non vi racconto del seminario perché magari qualcuno l'ha già sentito, però vi racconto questa cosa che mi ha impressionato. L'altro giorno mi chiama una mia amica, ma molto cara, di un bambino, mamma di un bambino autistico a quale siamo legatissimi, perché adesso ha imparato a comunicare, quindi da che non si capiva nulla, adesso siamo innamorati di lui tutti, e dice, guarda che ha un problema serio al cuore. E questo bambino potrebbe, da un momento all'altro, non esserci più. E uno dice, no. Perché questo? Ti viene una resistenza pazzesca, pensando a quel bambino, pensando a tutto il sacrificio che questi genitori stanno facendo per trovare l'insegnante di sostegno per lui, per creare un giro di persone. Ma perché? E l'unica cosa che riesci a dire, che riesci a chiederti e dire, ma parlando con lei, dire, ma anche noi da un momento all'altro potremmo non esserci. E lui ce lo ricorda con più evidenza. Ma se non ci fossimo, di chi saremmo? Ecco perché, per stare davanti a questo bimbo, istante per istante pronti, dobbiamo aiutarci a ricordare di chi saremmo istante per istante. Questo è il grande sacrificio della libertà. Non è dire, va bene, accetto questa rinuncia, passami sul dorso. No, con l'aratro sul dorso, come dice il Salmo. No, no, è dire, Signore, attraverso questa circostanza che io non avrei voluto, posso riconoscere te. E se io posso riconoscere te, posso vivere questa circostanza alla grande. Questo è stato verissimo sempre nella mia vita, devo dire. Cioè, sia nel seminario che non volevo e alla fine ho accettato quella situazione, ma solo perché ho detto, Signore, do tutte le carte a te, adesso ti fai vedere tu. Anche in quella parrocchia, perché ho detto, Signore, solo tu puoi prendere me nelle mie viscere. Quindi io ci sto per te qui. E così davanti a questo bambino l'altro ieri, ma per dire come ogni giorno c'è un sacrificio da fare, un passaggio della tua libertà, allora tu dici,
Bene, adesso vediamo come te la cavi. Ed è proprio vero, ed è l'ultima cosa che vi vorrei dire, ed è proprio vera la frase del Salmo che dice chi semina nelle lacrime miete nella gioia. Cioè quello che il sì che tu dici, in quell'istante in cui capisci che non hai tu la misura di tutto, ma affidi la misura di te, il possesso di te al disegno del Signore, è il momento in cui più fecondo della tua vita. Pensiamo alla Madonna. L'istante in cui ha lasciato la misura della sua vita al Signore è il momento in cui lei è rimasta incinta. E così accade a ciascuno di noi. Quel matrimonio, quella situazione lavorativa diventa feconda, cioè l'occasione in cui la tua umanità fiorisce, se proprio lì, dove tu capisci di non farcela, lasci che un altro faccia. Lasci che un altro agisca. E un altro, come dice il Vangelo di Giovanni, verrà dentro di te e prenderà dimora presso di te. E ti renderà capace di fare cose che tu non ti saresti mai immaginato. E così in quel seminario ti trovi, da che volevi scappare, da che facevi il conto alla rovescia ogni settimana per uscire, a fermarti, servire i tuoi compagni, aprire di sera la biblioteca per fare i gruppi di studio, fino a viverci ancora. Quindi non ci sono uscito ancora dal seminario, anche se appena posso vengo a Rapallo, vado a Genova, cioè. Ma tutto questo è la fioritura di quel sì. Chi l'avrebbe mai detto che uno che non è neanche originario di Milano sarebbe finito a insegnare in quel seminario lì, da cui volevo scappare. E così quella parrocchia, con quella fatica pazzesca che mi ha fatto fare, è diventata l'occasione di affrontare poi tutte le vicende che ci sono successe, molti di voi le sanno, di fatiche varie nel movimento, in fondo con una letizia pazzesca, del vedere adesso il Signore, vediamo cosa fa. Ed è il regalo più grande, se posso dire, di questi ultimi anni, dove si realizza questo centuplo, cioè che il Signore fa 100 volte di più di quello che tu ti saresti aspettato. Penso sempre al centuplo, a quella frase di Don Giussani: nella semplicità del mio cuore, lietamente ti ho dato tutto. E allora ho visto il tuo popolo venire incontro a te portando grandi doni. Bellissimo. Prima io dico sì, prendi tutto. E allora vedi un popolo venire davanti. Cioè vedi un centuplo di persone, di frutti. Dici, ma guarda quella fatica che ho fatto, che frutto ha portato. Ma chi l'avrebbe mai detto? Ma perché il frutto non è mio, è lasciato che un altro lo portasse. E devo dire che, senza voler tirare bilanci, perché spero che qualche anno ancora ci sia nella vita, però la cosa più bella che sto scoprendo di questi sacrifici è il rapporto di amicizia che sta generando con tantissime persone, una familiarità immediata. Per cui io capisco che chi veramente ha fatto tanta fatica nella vita trova una familiarità con ogni forma di umanità. E in questi anni, tra piccoli, giovani, anziani, ho trovato tantissimi amici. E mi sorprendo ogni volta. Noi siamo conosciuti l'anno scorso, pensa, pochissimo. Però come si crea subito... E mi ha impressionato che Don Beppe è venuto a trovarmi fino al castello di Venegono, col treno. Poi l'ho ripagato bene con del patanegra e una birra, cioè ha fatto mangiare bene. Però dico, ma chi gliel'ha fatto fare? Cioè si crea un'amicizia tra di noi, veramente il frutto più grande, perché l'amicizia non è uno sforzo, ma è il frutto di questo tuo sacrificio, di questo tuo sì. Un sì al Signore che porta, appena lo dici, vedi un popolo che porta grandi doni. E così a Milano la cosa che mi impressiona con amici grandi e piccoli è che tu non fai altro che mettere in gioco la tua esperienza e vedi come altri ti restituiscono, ti raccontano quello che ti è accaduto. L'esperienza che io faccio alla scuola di comunità è che io arrivo
con una domanda e ne esco pieno di fatti che non mi sarei mai aspettato. C'è un piccolo problema, che quella scuola la tengo io. Cioè vuol dire che è per me ancora più evidente che non sono io, capito? E questa è una cosa sorprendente. Cioè ti rendi conto che è proprio un altro che fa. E penso che questo sia la cosa più bella della fede. Allora, è una fede dove tu vedi che quella domanda che sembrava non capire nessuno diventa l'occasione perché quella esperienza che vedevi in tua nonna, nei santi, certo, attraverso la fatica può diventare tua. Può diventare tua in un modo unico, perché i frutti che passano attraverso la tua persona possono passare solo attraverso di te. Non siamo intercambiabili, no? Questo è, chiudo, la cosa più bella del cristianesimo. Io lo dico sempre a lezione ai ragazzi, lascio sempre un attimo di sospensione perché ci si commuove, no? Che è questo alecrim, no? Questo fiore per grazia, chi è? Sei tu. Cioè, agli occhi di Dio non importa quello che fai. Agli occhi di Dio è scritto nelle sue mani il tuo nome, cioè tu. Questo vuol dire che non si può cambiare, tu sei un bravo prete, tu sei una brava suora, un bravo papà, no, tu. Con tutto ciò che di buono hai fatto, con tutto ciò che di male hai fatto, lui vuole te. Qual è il fiore di campo, cioè la grazia più grande davanti agli occhi di Dio? La tua personalità. Il tuo io che fiorisce. Ma non è una cosa automatica, ma è una cosa che passa attraverso tutto questo percorso che abbiamo detto. Adesso dice che forse ci sono domande, se no possiamo anche... Allora, adesso c'è lo spazio per tutte le domande che avete o che...